Quinta domenica di Quaresima dell'anno B, noi abbiamo il dono del Vangelo che è preso dal capitolo dodicesimo di Giovanni, è il momento finale, l'ultimo capitolo prima del tempo della Passione, prima dell'ultima cena, i lunghissimi, meravigliosi capitoli in cui Gesù dialoga con i discepoli. E dirà tante cose importanti, finirà con la cosiddetta preghiera sacerdotale, poi nel capitolo diciottesimo entrerà nella sua passione e quindi nella sua glorificazione. In questo Vangelo noi siamo condotti alle parole di Cristo per mezzo della domanda di alcuni greci che sono a Gerusalemme per il culto, per cui non parliamo di gente estranea alla fede ebraica, gente che sta dando culto a Dio, che chiedono di vedere Gesù. Si servono della mediazione di Filippo, che è il discepolo con il nome greco, come anche conseguentemente Andrea. Ecco, il punto è cosa è vedere Gesù. Gesù spiegherà che cos'è manifestarsi da parte sua, che cos'è la sua manifestazione. E perché questa cosa è necessaria? Noi dobbiamo considerare che tutto il Vangelo di Giovanni rincorre questo tipo di tema. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria. Siamo nei primi versetti del Vangelo, nel cosiddetto prologo, quella bellissima poesia che è una sintesi straordinaria della fede cristiana, della evangelizzazione che sarà portata avanti da questo noi. Noi vedemmo la sua gloria. È stata fatta un'esperienza. Anche la prima lettera di Giovanni parlerà di questo fatto, ciò che i nostri occhi hanno visto, le nostre mani hanno toccato, abbiamo visto il verbo della vita, cioè qualcosa, qualcuno in realtà, una parola che è la parola di vita, che è una persona che è una parola, in principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio, così comincia tutto il Vangelo. E infatti più avanti noi avremo questo momento straordinario al termine della Passione, quando ai piedi della croce il discepolo che narra, che detta questo Vangelo, è colui che vede, dà testimonianza, la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero perché anche noi crediamo. Che cosa ha visto? Ha visto questo colpo di lancia contro il costato di Cristo e uscire questo segno, sangue ed acqua, segno immenso, e dice questo era il compimento dell'antica profezia, volgeranno lo sguardo verso colui che hanno trafitto e questa è la chiave della salvezza, i discepoli gioiranno quando vedranno il costato, le mani, e quando Tommaso dovrà entrare nella pienezza della fede e farà la sua più alta professione di fede, quando dirà a Cristo, mio Signore e mio Dio, è perché ha visto le mani, il costato, le ferite gloriose di Cristo. Allora il problema è che vedere Dio, vedere Cristo non è una questione secondaria, tanto è vero che noi parliamo del paradiso come visio beatifica. Ecco, questo fatto di andare a poter contemplare, poter vedere e credere in colui che il Padre ha mandato, ecco, tutto questo è collegato a un'esperienza che non è secondaria, è un'esperienza che cambia tutto. Perché? Noi dobbiamo pensare a quel che fa Adamo dopo il peccato. Il Padre lo cerca, entra nella ricerca di questo figlio perduto, il testo ebraico di quella domanda dove sei non è l'indagine poliziesca di un segugio, no, è il grido di dolore, come poi comparirà per esempio nel libro delle Lamentazioni, il grido di dolore di un padre che ha perso il figlio. Figlio mio, dove sei? È una ricerca drammatica. Dove sei? E Adamo dove sta? Sta nascosto. L'uomo non si fa vedere.
non è desideroso di vedere il Padre, di vedere Dio. Ecco, in questi uomini che desiderano vedere Cristo in maniera assolutamente inconsapevole o profetica, precategoriale, c'è questo uomo che torna a poter vedere Dio, a desiderare di vederlo. Infatti, tutto l'Antico Testamento parla di questo desiderio. Il tuo volto, Signore, io cerco. Ma che cos'è vedere questo volto? Tutto questo discorso per vedere che cosa? Ecco, le letture di questa domenica fanno un collage molto interessante perché mettono da una parte la nuova alleanza nella prima lettura che parla di questo conoscere il Signore, ma la seconda lettura, che una volta tanto possiamo citare in questo commento che normalmente la esclude perché la seconda lettura va per ciclo proprio, eppure in questo caso è molto importante, è il capitolo quinto della lettera agli Ebrei dove si vede la piena intimità fra Cristo e il Padre. Che cos'è vedere Dio? È vedere un concetto? È vedere una verità astratta? È vedere qualche cosa che esteticamente ci consentirà di contemplare qualcosa di gradevole o qualcosa di appagante? No. È vedere un figlio che si fida del padre e il padre che non lo delude. È vedere la relazione di Cristo con il padre. E infatti, se torniamo al Vangelo, quello che troviamo è questo. C'è Cristo che è consapevolmente di fronte alla pericolosità della sua esistenza. Sa di dover andare a sbattere contro il peccato dell'uomo, sa di dover essere innalzato da terra, quindi è di fronte alla prospettiva che nel fondo del cuore ogni uomo porta in sé per la sua natura umana, cioè la sua propria fragilità, la sua propria vulnerabilità. Il tema della nostra esistenza si potrebbe spiegare come un estremo, costante tentativo di non morire. Un estremo, costante tentativo di sfuggire al nostro destino, di sfuggire alla nostra vulnerabilità. La nostra anima, di fronte alla malattia, pensiamo alla pandemia, a tutta l'angoscia che ci provoca, a tutto quello che è il nostro essere, di fronte alla morte. C'era chi nella filosofia diceva che l'uomo è sempre così, in fondo dietro ogni suo atto, e lo dice anche la stessa lettera agli Ebrei in un altro passo, deve risolvere il tema della sua evanescenza, della sua inconsistenza. E cosa fa? Cosa fa normalmente? Cerca di evitare di morire. Passa la vita a scappare dalla ipotesi, e quando a questa ipotesi di morte non sa come rispondere, ecco che scivola giù nella depressione, scivola giù nella disperazione e la sensazione di angoscia è la sensazione di chi non ha una via d'uscita. Come affronta il tema della morte Cristo nella relazione con suo padre? È questa la novità. Il tema della sua fragilità, della sua, traduce qui anima, è il termine greco è psiche, è il termine della nostra struttura interiore, della nostra mentalità, di come siamo fatti, si risolve nell'abbandono nelle mani del Padre, per fare un'esperienza che il Padre non delude, che il Padre sa tirar fuori dalla morte, e allora scopriamo qual è la gloria di Dio, questa cosa che volevano vedere. Questo glorificare Cristo che questi greci volevano vedere che cos'è? È fidarsi del Padre, è il rapporto con il Padre. Altro è passare la vita a misurarsi con le prospettive più nere che ci si possono parare davanti sulla base delle nostre forze e quindi naufragare ripetutamente e quindi essere destinati prima o poi a trovarci con la fine delle nostre risorse, e altro è sapere che la prospettiva più nera che ci si può parare davanti è la nostra occasione per camminare dietro a Cristo,
Lui che ci darà la sua vita, quella vita che il Padre gli ha dato, quella vita che è la vita nello Spirito. La morte è il luogo dove fidarsi del Padre, il tema del dolore, il tema della paura, il tema anche della presente sofferenza che stiamo affrontando, è il luogo dove il Padre ci aspetta per glorificare il suo nome in noi, perché noi lo conosciamo e sappiamo che non ci lascia, non ci molla, è per noi sempre e comunque.